Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica vi raggiunge dalla facciata della chiesa di Santa Maria Maggiore in Lanciano. È certamente la chiesa più bella di tutta la città ed è una delle migliori espressioni artistiche dell'intero Abruzzo. Ha un portale fatto dal maestro Petrini del 1317, bellissimo. È stata dichiarata monumento nazionale nel 1903. Eppure questa facciata noi in questo momento non la possiamo vedere. Essa è coperta dai ponteggi, dai teloni, perché ci sono dei lavori in corso. La sua bellezza è invisibile ai nostri occhi. Il suo fascino, il suo tesoro, non è permesso a noi oggi poterlo vedere. I lavori in corso però ci assicurano che un domani potremo vederla nel massimo del suo splendore. Potremmo vedere cose che coloro che l'hanno vista prima di noi non hanno potuto vedere, perché i lavori la renderanno più bella, più splendente. È un po' così quello che deve accadere nella nostra vita di credenti, di discepoli di Cristo, di figli amati dal Padre. Ci sono lavori in corso anche nella nostra esistenza. Anche per noi non sempre è visibile quello che il Signore desidererebbe. Non sempre manifestiamo la nostra figliolanza divina. Non sempre manifestiamo l'amore del Padre. Non sempre siamo capaci di mettere in pratica fino in fondo ciò che Gesù nel Vangelo ci ha detto. Bellissima la pagina di domenica scorsa con le beatitudini, con l'invito alla felicità, a vivere la gioia piena. Oggi Gesù ci dice concretamente come vivere quelle beatitudini, ci dice concretamente come mettere in pratica quell'invito alla gioia che ci aveva presentato. Ma di fronte alla pagina che abbiamo ascoltato, forse ci sarà venuto in mente il titolo di una vecchia canzone, Bello e impossibile. E umanamente è proprio così. Quello che oggi Gesù ci chiede umanamente è impossibile, ma con la sua presenza, con la sua grazia, con il suo aiuto, con la preghiera, esso rimane bello, ma diventa possibile. È difficile, ma è possibile vivere concretamente quello che il Signore ci chiede.
E cosa ci chiede il Signore oggi? Ce lo chiede attraverso una serie di verbi all'imperativo, come dei comandi, come degli ordini. Ci dice di amare i nemici, ci dice di fare del bene a coloro che ci odiano, ci dice di benedire coloro che ci maledicono e di pregare per coloro che ci vogliono male. Non è facile questo. Umanamente, il nostro istinto, la nostra umanità appunto ci porterebbe a reagire secondo quello che ci viene fatto. Occhio per occhio, dente per dente. Mi fai il bene, ti rifaccio il bene. Mi fai il male, ti rifaccio il male. Se proprio non ti faccio il male, perlomeno ti cancello dal libro della mia vita. Per me è come se fossi morto. Chissà quante volte le avremo pensate e dette queste cose. Gesù invece, come abbiamo ascoltato, ci invita ad andare oltre. E la pagina del Vangelo di Luca di oggi raggiunge proprio il vertice, il cuore dell'intero Vangelo. Questo è ciò che ci specifica, che ci contraddistingue rispetto ad altri credenti e rispetto a chi invece non crede. Noi dobbiamo amare i nemici, non dobbiamo essergli amici. Non ci chiede questo Gesù. Gesù ci chiede di amarli e dello stesso amore con cui ci ama Lui, dello stesso amore gratuito, disinteressato, esagerato, con cui ognuno di noi è amato da Lui ed è amato dal Padre. Gesù ci chiede di non odiare, di fare del bene a coloro che ci odiano. Coloro che ci odiano vogliono la nostra distruzione e noi volentieri giocheremmo di anticipo. Per non farci odiare, per non farci distruggere, noi augureremmo che loro abbiano il male che vogliono a noi. Casomai auguriamo loro una malattia, casomai auguriamo loro un incidente, casomai auguriamo per loro una morte veloce. Il Signore ci dice di volere il bene di queste persone. Chi ci maledice vuole la nostra morte. Il Signore Gesù ci dice di benedire, di cercare di offrire la vita per quelle persone. E poi ci dice anche di pregare, perché senza la preghiera, senza la consonanza con i pensieri di Dio, con il cuore di Dio, con le viscere di Dio, come dice il verbo che utilizza il Vangelo di Luca, tutto questo resterà appunto bello e impossibile. È proprio facendo nostri i pensieri di Dio, è proprio facendo nostre le parole di Dio, è proprio avendo nel cuore la sua grazia che tutto questo potrebbe diventare per noi possibile. E il premio è essere figli dell'Altissimo. E i figli dell'Altissimo sono chiamati ad esprimere le caratteristiche del Dio vivente. Ogni figlio umanamente ha i tratti del Padre, ha il suo stesso DNA, le sue stesse caratteristiche. Noi dovremmo avere le caratteristiche del Padre, dovremmo avere lo stesso DNA di Dio, dovremmo avere i suoi stessi tratti. Lui ama, ama tutti, ama sempre. Noi dobbiamo amare, amare tutti, amare sempre. E ci dà due chiavi di lettura, una un po' più umana e un'altra totalmente spirituale. Quella umana dice: ragionate secondo il vostro desiderio, fate agli altri quello che vorreste gli altri facciano a voi. Nell'Antico Testamento c'era la proposta al negativo di questa parola. Nell'Antico Testamento si diceva non fare agli altri quello che non vuoi gli altri facciano a te. È presente nel libro del Siracide, è presente nel libro di Tobia, ma è presente anche nella sapienza antica. Il saggio Confucio, i filosofi dell'antichità greca e latina dicevano le stesse cose. Gesù la porta al positivo. Tu desideri essere amato, tu desideri essere benedetto, tu desideri che la gente ti faccia del bene, fallo tu a loro. Agisci secondo il tuo desiderio. Come diceva Gandhi, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
E questo quindi è il percorso che il Signore Gesù ci chiede di fare. Non semplicemente non fare il male, ma cominciare a fare il bene. E questo raggiunge il culmine spirituale nella frase che l'Evangelista Luca ci riporta detta da Gesù: «Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro nei cieli». Anche questa frase è il punto di arrivo di un percorso. Nell'Antico Testamento il Signore Dio dice: «Siate santi come Dio vostro è santo». Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: «Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto». Qui Luca riporta le parole di Gesù che ci dicono: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». A dire il vero occorrerebbe dire: «Diventate misericordiosi», perché è un percorso, è un processo, non c'è nulla di magico, nulla di puntuale. È un cammino che dobbiamo fare giorno per giorno per adeguarci sempre di più ai tratti di Gesù, per avere la consonanza con Lui, per avere i Suoi stessi sentimenti, come dirà San Paolo, per far emergere dalla nostra umanità anche il bagliore di cielo che il Signore Gesù ha posto in noi. Questo ci fa capire che la santità di Dio, che la perfezione di Dio è il suo amore smisurato, il suo amore senza fine, il suo amore gratuito, il suo amore esagerato. Ecco la misericordia che dobbiamo avere e deve essere come la misericordia delle mamme. Perché mentre in latino questa parola misericordioso fa riferimento al cuore, nel termine ebraico fa riferimento alle viscere materne, all'amore che una madre prova per il figlio che ha portato nel grembo. Così dobbiamo essere noi. Concludo con un esempio comprensibilissimo per tutti. Un albero di ulive non può che produrre olive. La vite non può che produrre l'uva. La rosa non può che fare profumo. Così noi, figli dell'Altissimo, discepoli di Cristo, non possiamo fare altro che amare, come Dio e come Gesù. Questa è la nostra caratteristica, questo il Signore ci chiede.